Bentornati! In questo video tutorial su come dettagliare una sportiva di razza correttamente abbiamo scelto una Porsche 911 997 Carrera 4S con cambio manuale. Per non farci mancare nulla di questa vettura c'è anche un test drive. Trovate una scheda qui in alto a destra, potete cliccare se volete vederlo. Mettetevi comodi, il video è interessante, utile se volete provare questo tipo di lavoro nel vostro garage. Trovate tutti i prodotti che abbiamo usato in descrizione e potete usare il codice sconto Officina del Pilota per acquistarli. Ma questo kit, signori, potete anche vincerlo. Come? Semplicissimo. Prima cosa, dovete essere iscritti a questo canale YouTube. Secondo, dovete seguire due profili su Instagram. Questi qui, Officina del Pilota e carcare.it. Entrambi, mi raccomando. Poi entrate sempre su Instagram nel profilo Officina del Pilota e commentate questo post, scrivendo "Partecipo". Un'applicazione estrapolerà il nome del vincitore e, come è successo la volta scorsa con il kit della lucidatrice, anche tu potresti essere il fortunato vincitore. Tutto chiaro? Benissimo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con il lavaggio della Porsche. C Plus, diluiamo il prodotto 1:20. Andiamo a spruzzare le parti più contaminate dagli insetti, tipo il paraurti anteriore o gli specchietti. Ragazzi, primo step a macchina asciutta, non diluito APC Plus per il gruppo ruota. Siamo, signori, partiamo con Master Wash utilizzato con la nostra lancia foam. Copriamo completamente la superficie della vettura, lasciamo agire 60 secondi e risciacquiamo. Per poi passare a Shampoo Plus, dove utilizzeremo due guanti e secchio, un guanto per la parte alta e un guanto per la parte bassa. Utilizziamo invece un pennello che trovi sempre nel kit qui sotto in descrizione per pulire le parti dove non si arriva facilmente con il guanto. Up with you tonight. Yeah, you know that.
parti basse. Passiamo un panno. E poi mi raccomando, togliamo tutta l'acqua. Sono passato con questo panno di microfibra qui sotto nei gruppi ruota. Dopo aver lavato con Stefano tutto il sapone, tutti i prodotti, eccetera, eccetera. Ma in ogni caso, guardate. Inquadra qui. Vedi, bisogna ripassarci più e più volte. E ora la situazione è decisamente migliorata. Però insomma ragazzi, olio di gomito e giù al lavoro. Adesso bisogna dargli un po' giù di iron. Ok, questo qui è Iron Plus. Distribuiamo bene il prodotto sulla superficie del cerchio e poi risciacquiamo con una pressione abbastanza forte. Se non abbiamo l'idropulitrice, usiamo il pollice. Giusto? Alla vecchia maniera. Vediamo com'è dopo il trattamento. Nel caso non fosse perfetto, lo spediamo e lo facciamo riverniciare, perché uno dei quattro cerchi è sgrugnato. Questo sicuramente parte. Glielo tengo tu spruzzi, la sua forza è chimica. Vedete ragazzi, quella è la colla, il residuo della colla di quando ti fanno l'equilibratura delle gomme. Dunque, questa parte è veramente difficile da rimuovere. Il cerchio qui sotto è già stato graffiato perché evidentemente hanno provato a staccarlo con delle cose metalliche. Qualcosa di duro. O rimane così o lo facciamo riverniciare pure dentro. Come potete notare, le condizioni del cerchio sono buone. Tranne che in questo punto qui dove si sta alzando un pochino la vernice. Ma la cosa che ci dà più fastidio sono quei graffi all'interno del canale. Come puoi notare, il tappo che è in plastica ha un colore diverso dal cerchio in lega. Molto probabilmente la vernice reagisce alle plastiche diversamente rispetto ai metalli. Oppure questo cerchio potrebbe essere già stato riverniciato, solo cerchio, senza tappo. Eccolo qui, è ordinato ovviamente, però se vuoi la perfezione bisogna spedirlo. Siamo dal mitico Luigi, signore, ormai è una certezza, qua si scherza, ciardullo gomme, guarda un po'. Sgommati, pronti per la spedizione, ma vanno prima incartati. Quello che avanza, metto tutto, così siamo tranzolli. Bene, bene. Siamo arrivati a buon punto, ragazzi. Ora utilizzo Iron Plus, te lo faccio vedere. Questo va diluito, seguite attentamente le istruzioni che riporta qui dietro il barattolo. Partiamo dal basso, andiamo verso l'alto perché ci sono ancora delle particelle ferrose che sono rimaste attaccate alla carrozzeria. A occhio nudo non si vedono, nei pori, se così si possono chiamare, perdonatemi il termine del trasparente, potrebbero annidarsi ancora delle particelle di ferro. Quindi noi andiamo ad applicare una bella mano di questo e poi risciacquiamo abbondantemente. Se necessario possiamo ripetere questa operazione anche fino a 4 volte. Risciacquo. Apriamo l'acqua e vado a risciacquare abbondantemente. Utilizzo il ventaglio largo, quello più morbido. Parto dall'alto. Metto tutto a posto e tra un attimo sono da voi. Ultimo step per la decontaminazione, cari signori. Clay Bar, la trovate sempre in descrizione, e DL Lube. DL Lube è un lubrificante che riduce l'attrito durante l'ultima fase della decontaminazione.
Però attenzione, non potete decontaminare con la clay bar se non avete fatto gli step precedenti che avete visto nel video, perché andate a graffiare tutto, fare un casino. In questo ultimo step della clay bar ridurremo definitivamente le contaminazioni sulla vernice. Questi prodotti li trovi sempre qui sotto in descrizione. Mi metto anche una GoPro in testa, così vi faccio vedere bene da sopra com'è. Appena lo applichi senti immediatamente come è emoliente. Sembra quasi un balsamo. Rende il tutto più scivoloso, crea zero attrito. Qui, signori cari, vi dovete armare di pazienza. Ora io faccio video tutorial sul canale, quindi devo chiacchierare con voi, ma voi nel vostro garage mettetevi un bel paio di cuffie, un po' di musichina, e questa diventa una terapia, perché è rilassante, è proprio bello. Poi ti lucidi la tua macchina, cioè ti prendi cura di lei. Che vuoi di più dalla vita? Ovviamente nel tempo libero. Penso se potessimo fare così tutti i giorni, ragazzi, sarebbe pazzesco. Andiamo ovunque, anche sul faro. È anche molto profumato. Diamo sempre nuova forma alla clay bar. Facciamola copiare bene sulla vernice. Questo ti prepara la macchina alla lucidatura in maniera eccezionale. Non vogliamo avere dei pezzi di materiale ferroso che vanno all'interno delle dei nostri tamponi. Qui davanti, per esempio, è molto importante perché questa è la parte più esposta della macchina. Andiamo su tutta la superficie del tetto, i montanti. Procedo con l'ultimo risciacquo. All'interno della porta sul battitacco, il parabrise, il cofano e la bambola, signori miei, è pronta per la lucidatura. La devo asciugare però. Asciughiamo la macchina in ogni singolo punto. Dobbiamo rimuovere completamente l'acqua dai fari, dai tergicristalli, qui sotto nel cofano, nelle griglie di plastica, tra gli specchietti, i fanali, dentro il tappo della benzina, sotto la targa, nelle griglie del paraurti, da tutte le parti l'acqua deve andare via. Lo fai perché l'acqua quando si asciuga lascia il calcare, poi sulla carrozzeria nera è un disastro, quindi dobbiamo fare in modo di levare tutta l'acqua. Dopo una bella soffiata passiamo il nostro panno, anche il panno per asciugare lo trovate in descrizione. Dunque, signori, ho finito la prima fase, ovvero lavaggio e decontaminazione, che è la più estenuante. In questa fase è molto giusto rispettare tutti gli step, seguire attentamente le regole di un buon lavaggio, perché oltre a garantirci un lavoro più rapido nella fase di lucidatura, è anche vero che avendo una superficie totalmente decontaminata, liscia, con il nostro tampone della lucidatrice non andremo a portare a spasso particelle che possono graffiare la carrozzeria. Oltre al fatto che con la vettura così pulita possiamo analizzare meglio tutte le criticità,
Quindi è vero che perdiamo un pochino più di tempo nella fase del lavaggio, però è vero che anche che lo riguadagneremo nella fase della lucidatura e saremo anche più tranquilli. Andiamo adesso ad analizzare tutte le criticità della macchina. Lei è bella pulita e quindi si vede tutto meglio. Sul cofano ci sono un bel po' di problemini. Qui è saltata la vernice, idem qui. Stessa cosa qui. Qui dalla trama della buccia d'arancia puoi vedere che la macchina è stata riverniciata e ci sono segni di vernice qui sotto alla guarnizione. Anche qui, 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 un altro pezzo di vernice saltata qui, un altro pezzo di vernice saltata qui. Graffi non troppo evidenti, ma ci sono sullo specchietto. È vero che quando la decontamini escono fuori tutti i problemi. Immagino tu faccia davvero fatica a renderti conto, ma ti dico che questa fiancata qui è abbastanza graffiata. Graffi, 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 graffi. Nulla di grave. Questa zona non mi chiedere come mai, ma è sempre conciata malissimo. Il colore della vernice della macchina è un nero metallizzato, molto bello. Utilizzerò paste Onei, cominciamo con la 1 e abbinando un tampone in lana vediamo come reagisce il trasparente. Prima di lucidare andiamo a coprire con un bel nastro i fari, i fanali, le parti con angoli vivi, ok? Lucidare una superficie piatta è poco rischioso, lucidare una superficie che ha delle curve, soprattutto degli angoli, potrebbe essere più pericoloso perché con la lucidatrice andiamo a scoprire la vernice trasparente e a quel punto sono cavoli perché poi dobbiamo andare in carrozzeria a riverniciare la macchina. Come lo abbiamo incelofanato, la forcettina, bella de zio. Faro anteriore mascherato, plastiche e tergicristalli del parabrezza anche per evitare che si sporchi durante la lucidatura. Queste guarnizioni e ovviamente il fanale destro. Prima di cominciare a lucidare facciamo un test della vernice con lo spessimetro. Partiamo con questa lucidatura qui, che sono quelle più rognose, più antipatiche. Utilizzo una Onei 1 Cutting Compound, quindi questa taglia, toglie i graffi, abbinata al Nano Hybrid Bigfoot. Più lo agiti meglio è. Puliamo bene la superficie del tampone con un po' d'aria, facciamolo roteare. Questo non è nuovo, ma è ancora buono. Rimuovere la pasta abrasiva. Ecco. Con la 1, Onei 1, abbiamo già rimosso i graffi e già dona brillantezza. Quindi sono contento. Andiamo ad insistere, un secondo passaggio. Spalmiamo bene tutta la pasta abrasiva e poi cominciamo a fare un movimento criss-cross, verticale e orizzontale. Con il Bigfoot Hybrid andiamo a lucidare, ma i graffi più profondi fai fatica a toglierli. Quindi adesso cambiamo metodo, utilizzo un tampone wool pad ultra cut in lana con un duetto che è più grande, più potente. Ovviamente il diametro del disco cambia, perché mi sembra di aver capito che il trasparente di questo Porsche è abbastanza duro. Quindi per tagliare, ovvero rimuovere i graffi più profondi, proviamo con la lana. Partiamo al minimo, a 1. Ho preso il 21, il Rupes Bigfoot, un po' più potente e mi piace di più. Di due check, questo lo spruzzi sulla superficie e rimuove i residui di oli delle paste abrasive, così che noi possiamo constatare
con più attenzione, più precisione, l'effetto di taglio del tampone e della pasta abrasiva. La superficie è priva di graffi. Faccio un ulteriore test, tolgo la lana, utilizzo un tampone diverso, vediamo se riesco ad eliminare i graffi anche in questo caso. Rimuovo gli oli e controllo se con questo tampone siamo andati a fare il taglio dei graffi come con la lana, però mi accorgo già da subito che non ha lo stesso potere di taglio, quindi credo che il primo passaggio lo faccio con la lana. Sempre con la pasta numero 1, per fari e fanali, utilizzerò il tampone di lana e nelle parti della carrozzeria dove ci sono dei graffi più profondi idem, perché questo secondo me ha un potere di taglio maggiore. Quindi lana, Onei 1, fanali e fari. Il duetto ha un'orbita leggermente inferiore rispetto al 21 Bigfoot della Rupes, che sicuramente lascia dei segni in più. Questo invece già va a rifinire, per poi arrivare all'ultimo step, alla rifinitura, con un tampone ancora più morbido e una pasta 3 finishing, quella proprio bella, no, che ti lascia una bella finitura. Non riesco ad arrivare nelle prese d'aria del baule posteriore, quindi cambio metodo, sostituisco questo. Io adoro. Qui ci vuole molta più pazienza. Devi essere lentissimo, ci mette molto di più a tagliare se taglia. La pazienza è un'arma a vostro favore. Controllo il lavoro appena eseguito, svolto. Con D2 check. Va via tutto che è una bellezza, ma ti fa anche vedere meglio i difetti, infatti utilizzatelo perché tutta la pasta abrasiva che rimane lì ti fa sembrare la carrozzeria perfetta, invece no, perché qualche magagnetta poi la trovi, perché lui sgrassa tutto, quindi ti fa avere una visione più obiettiva. Scangrip, questa tu l'accendi, tac, e ti vai a controllare la vernice, perché questa, ragazzi, non perdona. Allora, molto meglio di prima, ma devo insistere ancora un pochino perché qualche segnetto minimo lo vedo, ma ci siamo, sono contento, davvero contento. Le paste Onei fanno un ottimo lavoro. Io credo che un modellino della Subaru così figo come quello che ho collezionato e che sto cominciando a costruire ce l'hanno in pochi. Sono troppo contento.
Guarda che roba, che roba. Dunque, tornando al video. Vanno fatti tutti gli interni, le moquette, i sedili, un lavaggio a secco, spazzolato, con prodotti, una cosa micidiale, pazzesca, però dura un bel po'. Già, sto video dura 25 minuti, poi diventa un'odissea, no? Troppo lungo. L'ho diviso in due episodi. Domani a mezzogiorno esce il secondo episodio. Tu nel frattempo, sperando che sia stato utile questo video, lasciami un like e poi partecipa all'estrazione per vincere il kit di prodotti. Tu cosa devi fare per vincere il kit di cui abbiamo parlato a inizio video? Devi iscriverti a questo canale, lasciare un bel like al video e poi seguire i due profili Instagram Officina del Pilota, ovvero il mio e quello di CarCare. Poi tornare sul mio profilo Instagram, commentare il post del Porsche, questo qui, scrivendo partecipo. Basta, facilissimo. Io selezionerò tutti i nomi, chissà che sarete in tanti, mi darete un sacco di lavoro da fare e poi entro 7 giorni dall'uscita del video ci sarà l'estrazione e uno di voi vincerà il kit. Beh, pare che ho detto tutto. Vabbè, noi ci vediamo domani a mezzogiorno con l'episodio 2 di questo mega full detailing del Porsche 997 Carrera 4S. Rigorosamente con cambio manuale. Ciao.